Ora ritorniamo all'interferenza da doppia fenditura, cioè all'esperimento di Young, quello reale però, non quello ideale. Infatti finora abbiamo visto soltanto l'esperimento di Young ideale, quello che immaginava le fenditure infinitamente sottili. Adesso invece consideriamo le due fenditure dotate di una larghezza di primo, non trascurabile. Sappiamo infatti che non è trascurabile, essendo di primo dello stesso ordine di grandezza di d, sebbene minore. Secondo i valori che sono riportati sul vetrino, abbiamo tre fenditure doppie, che sono la 2, la 4 e la 6, fenditure che sono distanziate i loro centri da 0,3 mm, 0,3 mm anche la fenditura numero 4, 0,1 mm la 6. Però queste fenditure non sono infinitamente sottili, perché la larghezza di ciascuna fenditura è 0,2 mm, 0,1, 0,05 mm. Nell'esperimento di Young reale, quindi, sono all'opera contemporaneamente due fenomeni fisici, e cioè l'interferenza da doppia fenditura, ma anche la diffrazione di Fraunhofer da fenditura singola, perché le due fenditure non sono infinitamente sottili, e ciascuna di loro, quindi, avendo una larghezza di primo, genera la diffrazione di Fraunhofer. In altre parole, è impossibile avere l'interferenza tra due fenditure, l'interferenza pura. C'è sempre anche la presenza della diffrazione di Fraunhofer. Ricordiamo che le formule sono identiche, solo che la formula di Young ci dà i massimi luminosi sullo schermo, mentre invece la formula di Fraunhofer ci dà i minimi luminosi. Per distinguerle, tutte le grandezze fisiche di Fraunhofer, le indico con gli apici. Per esempio, d' è la larghezza delle fenditure, mentre invece d è la distanza fra i centri delle fenditure. Naturalmente la distanza d grande tra il vetrino e lo schermo non cambia, è la stessa nelle due formule, come anche è la stessa la lunghezza d'onda del laser incidente. Xn sono i massimi di Young, Xn' sono i minimi di Fraunhofer. E anche l'indice n è diverso, n e n'. Per esempio, noi potremmo calcolare il terzo massimo luminoso di Young e il secondo minimo luminoso di Fraunhofer. Siccome poi d' è sempre minore di d, ricordiamo infatti che l'unico caso in cui possono essere uguali d' e d è quando le due fenditure non hanno più una separazione. Allora, come si vede anche dalle formule matematiche, i minimi luminosi di Fraunhofer sono più distanziati dei massimi luminosi di Young. Per esempio, se d' è la metà di d, come accade per la fenditura doppia numero 6, dove d' è 0,05 mm e d è uguale a 0,1 mm, allora i minimi di Fraunhofer sono distanziati il doppio rispetto ai massimi di Young. Cioè tutto il profilo, l'andamento luminoso, la figura di diffrazione, cioè il pattern di Fraunhofer, è il doppio più largo del profilo luminoso, cioè del pattern di Young. Se invece il rapporto tra d', la larghezza delle fenditure, e d, la distanza fra i loro centri, è di 1 a 3, come per la fenditura numero 4, la doppia fenditura, quindi d' è un terzo di d, allora tutto il pattern di Fraunhofer è 3 volte più largo del pattern di Young. Invece nella doppia fenditura numero 2 il rapporto tra d' e d è 2 terzi. Quindi i minimi di Fraunhofer sono distanziati i 3 mezzi, cioè una volta e mezzo, di più dei massimi luminosi di Young. Cioè il rapporto tra le larghezze dei pattern è 3 a 2.